Ciao ragazzi, allora nuovo video. Per questo video, come avete letto dal titolo, ho pensato di parlarvi di una linea di Garnier che ho visto tantissimo in giro sia sul web che naturalmente quando vado a fare la mia solita spesa da acqua e sapone. Premetto già inizio video che sono stata contattata da Garnier per provare la linea Aloe Vera Hydra Bomb e che sinceramente all'inizio non sapevo se accettare o no questa collaborazione. Per prima cosa perché non sapevo se questi prodotti avessero o meno un buon inci e secondo se vi sarebbe interessato un video o comunque una recensione. Poi però ho visto che tra tutti i prodotti all'aloe troviamo anche questo qui, ossia la Hair Food Aloe Vera idratante, maschera triplo uso per capelli da normali a secchi. E a parte che, vabbè, ha un buon inci e penso che un po' tutti lo sappiate, perché da quello che ho visto, moltissime di voi hanno provato questi prodotti, diciamo, Hair Food. E io per prima, ve ne ho già parlato in altri video, avevo provato quello con la confezione rossa e ragazze mi ero trovata benissimo. Allora vi anticipo subito che la linea Garnier Frutti Aloe Vera si compone di 4 prodotti. Vi ho fatto vedere questi prodotti su Instagram, più precisamente nelle stories. La maggior parte di voi mi hanno detto che volevano assolutamente subito un video, giusto anche come prime impressioni e per sapere se hanno o meno un buon inci, e quindi eccomi qui. Andando un po' in ordine, inizio a parlarvi dello shampoo fortificante, idrata e ammorbidisce, composto da glicerina vegetale più gel di aloe vera, senza siliconi, per un tocco naturale ai capelli. È adatto a capelli normali e promette 3 giorni di capelli idratati, morbidi e leggeri, e tutto ciò dice che è dimostrato. La confezione si presenta in questo modo, quindi naturalmente essendo all'aloe il verde ci sta tutto. Contiene 250 ml di prodotto e ha un PAO di 12 mesi. Sto leggendo l'inci che devo dire che rispetto all'inci di tantissimi anni fa di Garnier è davvero fatto molto bene. Sono davvero molto contenta perché comunque, oltre a contenere tensioattivi poco aggressivi, è ricco di estratto di camelia, naturalmente di aloe anche se in bassa posizione, limone, anche estratto di mela. Wow, non vedo l'ora di provarlo. Naturalmente già da ora vi esorto a farmi sapere nei commenti se avete già provato questa linea Aloe Vera Hydra Bomb e se vi siete trovate bene o meno, e soprattutto secondo voi a quale tipologia di capello è più adatta. Naturalmente il secondo step è il balsamo fortificante, sempre a base di glicerina vegetale e gel d'aloe vera, sempre senza siliconi, è adatto a capelli normali, 2 volte più morbidi e leggeri, contiene 200 ml di prodotto, ha un PAO di 12 mesi. E anche qui ragazze, l'inci devo dirvi che è fatto molto bene, abbiamo i soliti estratti naturali di glicerina di soia, di zucchero di canna, anche qui c'è la mela. Mamma mia, l'odore è abbastanza buono e lo sento dolce, e come vedete è alla fine una cremina bianca. Naturalmente anche il balsamo in combo con lo shampoo di cui vi ho parlato prima, non vedo l'ora di provarlo. Un prodotto per me abbastanza innovativo, perché comunque non utilizzo moltissimo questa sorta di creme per i capelli, è l'Aloe Vera Hair Dry Cream senza risciacquo, idrata e ammorbidisce anche senza usare il phon, cosa fantastica in estate. Contiene gel di aloe vera e glicerina vegetale, è per capelli normali, leggeri, 48 ore anticrespo, non appesantisce e non appiccica. Praticamente è una crema che va distribuita solo sulle lunghezze e sulle punte dei capelli. In realtà ragazze, io adesso sto dando anche un'occhiata all'inci e devo dirvi che non è proprio un granché. Secondo me è l'unico prodotto della linea a non avere proprio un inci ottimo,
perché contiene un PEG 150, un PPG1, il Polyquanter 137, ma anche tantissimi estratti naturali. Abbiamo infine il pezzo forte, la linea aloe vera idratante, ossia la Hair Food, maschera triplo uso per capelli da normali a secchi. Vegan, formula 98% biodegradabile, dermatologicamente testato con oli vegetali, non contiene, e naturalmente non contiene siliconi. Ragazze, io già su questa posso sbilanciarmi semplicemente perché ho provato già due maschere, diciamo, di questa tipologia sul mio capello secco. In più, mamma ne ha preso uno per lei perché ha trovato questi prodotti in offerta da acqua e sapone. E ragazzi, mi sono trovata benissimo. La confezione è enorme perché contiene 390 ml di prodotto, ha un PAO di 12 mesi e mi piace il fatto che l'INCI sia spiegato proprio nel dettaglio in questo modo. Così magari anche chi non ha dimestichezza o non ha tempo, oppure una questione di fretta, può capire bene se quel prodotto appunto ha o meno un buon INCI. Diciamo che questo prodotto può essere utilizzato in tre modi diversi: come balsamo, quindi applicato naturalmente sulle punte e sulle lunghezze dei capelli dopo lo shampoo, quindi per farvi capire in modo simile al classico balsamo della linea all'aloe, come maschera, quindi praticamente almeno io l'ho utilizzata bagnando le punte e le lunghezze dei capelli, l'ho messa su per circa 15-20 minuti, ho fatto quindi una sorta, come lo chiamo io, di impacco pre-shampoo. Qui dice di lasciarla in posa 3 minuti, ma anche se ha un po' di più va benissimo lo stesso perché ho notato che non seccano i capelli. Infine, trattamento senza risciacquo. Sinceramente, come trattamento senza risciacquo non lo consiglio a chi come me ha capelli fini, perché secondo me può tendere un pochettino ad appesantirli troppo. Magari se avete capelli un po' più secchi che hanno bisogno di idratazione, sì, altrimenti io vi consiglio sempre, ecco, di risciacquare il prodotto. In linea di massima devo dirvi che sono molto soddisfatta e contenta soprattutto di iniziare a provare questi prodotti. Se vi può interessare una recensione su tutta la linea all'aloe, fatemi sapere nei commenti e naturalmente dopo averli testati per bene, quindi datemi qualche settimana, vi aggiornerò in un nuovo video o comunque nelle Instagram Stories. Io comunque vi ringrazio di aver seguito il video, vi mando un bacio grande. Ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!